Buongiorno, buongiorno a tutti. C'è qualche speranza di recuperare Grigera e o Iaquinta? Iaquinta no, Grigera adesso lo valuteremo. Ma una piccola infiammazione muscolare, una stupidaggine, però non possiamo rischiarlo. È un generoso, per cui lui avrebbe forse anche voluto. Però è meglio non rischiare. Quindi neanche domani puoi sbagliare formazione. Eh? Neanche domani puoi sbagliare formazione. Giuro no, speriamo. Se vinco non la sbaglio. Questo rendimento interno dell'Atalanta ti preoccupa un po'? Le statistiche servono per questo, no? Proprio per fare la radiografia statistiche calcistiche di una squadra, no? E quando tu affronti una squadra che ha 24 punti e 19 le ha fatti in casa, questo ti fa pensare che affronteremo una squadra, e poi la conosciamo Del Neri, conosciamo i giocatori, per cui sappiamo che in casa sono particolarmente motivati. Tatticamente se la giocano sempre molto bene, ti chiudono tutti gli spazi, giocano un buon calcio, stanno in una buona condizione di forma, per cui sarà una partita da prendere veramente con tutte le attenzioni, con tutte le cautele che l'occorrenza richiede. Zanetti è pronto per i 90 minuti anche in campionato? Credo di sì. Che settimana è stata questa? Ci sono state magari un po' di distrazioni, sorteggio, Natale? Insomma. Sì, un po' troppe. Troppe distrazioni. Voglio vedere come reagiremo. Lì non possiamo essere distratti un secondo. Poi noi dobbiamo far bene, non dobbiamo offuscare questi due mesi splendidi. Dobbiamo chiudere bene l'anno. Ripeto, non sarà una partita semplice, per cui ci vorrà la miglior Juventus, quella Juventus determinata, concentrata, vogliosa, che conosciamo. Qualche alternativa a centrocampo, ad esempio adesso ci sono tre giocatori per due maglie in mezzo, ha già fatto la sua scelta? No, sapete che deciderò stasera. Proprio per via delle distrazioni di cui hai parlato, hai dovuto fare dei richiami alla squadra, dei discorsi, degli inviti no. Particolari? No, però insomma l'allenatore parla tutti i giorni, insomma, per cui niente di particolare. Quello che ho detto a voi adesso l'ho detto già a loro, lo ripeterò oggi, glielo ripeterò domani. Un mese fa avevi affiancato due partite insieme dopo quella dopo Real Madrid, dicendo che se non si faceva bene la successiva perdeva di valore. È così anche con Milan, cioè con Milan hai fatto un grande colpo contro una che tira di fianco, però se magari certo. Domani non fai altrettanto bene poi... Certo. Per questo ho detto non dobbiamo sbagliare partita, ma è importante riconfermarci. Se l'Inter non dovesse vincere oggi stasera a Siena sarebbe un bel regalo di Natale? Ma il bel regalo sarebbe se noi vinciamo, poi quello che fanno gli altri sì, ci interessa, ma insomma fino a un certo punto. Noi vogliamo stare in pace con la nostra coscienza, vogliamo far bene noi. Non lo so se è un vantaggio, insomma. Sarà che io mi concentro su me stesso, non è che gli altri mi danno un qualcosa in più o mi potrebbero togliere un qualcosa.
Io sono determinato sulla mia partita, poi quello che fanno gli altri non è che... Però la squadra, se dovesse fare un passo falso l'Inter... Sì, però se dovesse vincere, allora ti mette pressione. No, io voglio che i ragazzi siano concentrati a quello che dobbiamo fare noi. Le altre cose sono sfumature. Il grosso del discorso siamo noi. Hai detto che sei stato stupito dal girone di Champions League, cioè che siete arrivati a due giornate alla fine che avevate già qualificati. Di questo primo pezzo di campionato, considerando tutti gli infortuni che avete avuto, pensavi di avere già una squadra, nel senso che chi non giocava meno ha fatto bene? Ti ha sorpreso questo primo pezzo di campionato? Mi ha sorpreso. Diciamo che l'inizio è stato difficile proprio per la fluidità di gioco, perché c'erano in alcune partite c'erano molti giocatori nuovi, per cui per forza di cose non potevano ritrovarsi. Poi per il fatto che hanno dovuto fare di necessità virtù, dopo si sono amalgamati per forza e dopo tutto è diventato più fluido. Per cui lì c'è tutta la differenza, no? Tra quello che sembra e quello che poi invece è, tu essendo concentrato riesci ad acquisire. Era il girone più difficile e l'hai affrontato con grande determinazione e motivazione. È quello che vado ripetendo io da quando faccio l'allenatore: non conta il nome della squadra che hai davanti, devi giocarti la partita, bussare e vedere chi hai quel giorno davanti a te. Al di là del nome dell'avversario, devi rispettare tutti e giocare tu al massimo delle tue possibilità. Questo è anche lo spirito con cui affrontate la sfida contro il Chelsea, questa è la mentalità che utilizzeremo per affrontare la sfida con l'Atalanta. Che qualche distrazione ha avuto effetto sui giocatori in questa settimana? No, beh, noi abbiamo come specchio di tornaconto, abbiamo sempre la partita. No, ho detto, c'è stata una grossa partita, grosse critiche positive, due scene di Natale, tutte queste cose qui, i sorteggi e tutto, però c'è la partita di Bergamo. Ecco, e allora è importante pensare a Bergamo, non pensare al resto. Ci avete pensato un po' poco all'Atalanta? No, io ci sto pensando da domenica sera, per cui credo che anche quello che pensa l'allenatore, di solito pensano anche i giocatori, anche loro ci stanno pensando, e loro sono quelli che vanno in campo, quelli che vogliono far bella figura, per cui sicuramente ci hanno pensato. Del Piero come atleta dell'anno può, ampliando il discorso, essere anche un riconoscimento alla Juventus per quello che ha fatto questo anno? Ma io dico sempre una cosa, se un giocatore fa bene, porta il suo alto contributo alla squadra, migliorando la squadra migliora e di conseguenza migliora anche il singolo, per cui le qualità di Del Piero, insomma, si conoscono. Che sia stato eletto miglior giocatore dell'anno fa piacere a lui, fa piacere a tutti i tifosi della Juventus, fa piacere a tutti quanti noi che lavoriamo con lui tutti i giorni. Per cui è un suo riconoscimento che va a toccare anche i suoi compagni di squadra. Bene, grazie. Grazie. Arrivederci.